Benvenuti ragazzi, altro video della Tutto Tech. Oggi vi presentiamo un qualcosa che può essere utile quando voi andate in ferie e la casa rimane sguarnita, priva di qualsiasi persona o qualsiasi cosa che vi possa segnalare se c'è qualche malintenzionato. Per questo video e per il prodotto che ci è stato inviato per poterlo fare, dobbiamo ringraziare la società Melchioni Ready. Nello specifico il marchio Omayò, che è il marchio italianissimo della Melchioni Ready, che si occupa di domotica in generale per la casa. Nello specifico oggi parleremo di telecamera di videosorveglianza. Ha la possibilità di tenere sott'occhio tramite l'app casa vostra quando voi non ci siete e vi può inviare delle notifiche se per caso rileva dei movimenti. Ma non solo, fa tante altre cosettine molto belle che andiamo a vedere. Sottolineiamo che in un mercato strapieno di telecamere questo prodotto è italiano innanzitutto. Ehi, un attimo solo, attenzione, c'è da fare una specifica. I prodotti della Omayò vengono fabbricati in Cina, dopodiché vengono spediti qui in Italia. La società stessa effettua dei test rigorosi su questi prodotti, modifica le grafiche, le rifà da zero, il package della confezione e soprattutto il manuale di istruzioni, che come avete potuto vedere è anche a colori. Dopodiché, una volta superati i test, viene commercializzato in Italia. Come potrete vedere, ha un'app che funziona veramente molto bene, tant'è che Omayò è partner ufficiale di Tuya, quindi funzioni di Smart Life, quindi tanta roba. Cioè, chi è appassionato di domotica come noi e come voi saprà sicuramente che Smart Life, per quanto riguarda le app, ormai è leader di mercato. E questo prodottino qui, questa marca qui, ha avuto la licenza di poter utilizzare le funzionalità di Smart Life App con i loro prodotti. E la gamma di prodotti è veramente vasta. Noi per adesso cominciamo con questa telecamera e poi prossimamente magari vi presenteremo qualcos'altro. Ma detto questo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un video. Ma detto anche questo, noi vi lanciamo la nostra sigla! Procediamo con l'unboxing della telecamera Wi-Fi Smart Eye 4.0 della Omayò. Ribadiamo, casa italiana, ci teniamo perché noi per i prodotti italiani abbiamo un certo debole, quindi ve lo ribadiremo più volte. Allora, all'interno della confezione troviamo naturalmente la telecamera, piedini antiscivolo, nella parte anteriore trovate il coprilente che è di plastica in modo tale che poi possa essere tolto. Nella parte posteriore il tasto reset e l'alimentazione micro USB. Qui sotto troviamo una fessura per poter inserire poi la ghiera che vi faremo vedere. Eccola qui, la ghiera. Vengono date anche le viti con i tasselli in dotazione in modo tale che voi possiate fissare la ghiera al muro. Questa si inserisce all'interno della telecamera, la fate ruotare e attaccata saldamente alla telecamera. Una volta accesa la telecamera c'è la possibilità di inserire anche una micro SD, basterà muovere la lente nella parte alta e nella parte bassa troverete la fissura per poter inserire la micro SD. Nella scatola troviamo cavetto di alimentazione, ma non finisce qui, cosa non da tutti, vi viene dato anche l'adattatore presa 220 USB. Perché di solito chi ha visto sempre i nostri video avrà notato che nella maggior parte dei casi questo adattatore non viene dato nelle confezioni e questa cosa contraddistingue la società per quanto riguarda l'attenzione verso il cliente. Altra cosa che ci ha veramente colpito positivamente, il manuale di istruzioni. Manuale di istruzioni che è intanto a colori, cosa che non si è vista negli altri prodotti. E poi è multilingua e tra queste ci teniamo a sottolineare Omayò inserisce sempre in qualsiasi prodotto vi venga venduto la lingua italiana. Altra cosa che ci ha colpito molto piacevolmente è il package, la scatola. Sembrerà una cosa da poco, ma sinceramente avere una scatola così che già mi riporta tanti dati tecnici che possono servirmi a capire di che tipo di prodotto stiamo parlando e che cosa può fare, secondo noi è un plus. Ma adesso detto questo, ragazzi, andiamo ad accenderla e a configurarla.
Per prima cosa entriamo nell'App Store per quanto riguarda iOS. Per Android invece vi basterà andare in Play Store. Entriamo, facciamo una ricerca proprio home trattino del meno IO. La prima che vi compare, vorrei far notare, 177 recensioni, tutte quasi positive. Abbiamo 4,75 stelle, cioè proprio per essere pignoli. Questo vuol dire che l'app ha riscontrato un favorevole successo verso gli utilizzatori. Andiamo a scaricare l'applicazione e ci vediamo una volta effettuato il download. Effettuato il download, apriamo l'applicazione e creiamo un nuovo account. Qui vi dà tutta una serie di informazioni sulla privacy, naturalmente diamo sono d'accordo, e qui ci creiamo il nostro account. Inizio ad inserire questi dati e ci vediamo dopo aver effettuato questa operazione. Una volta che voi avete inserito la vostra mail, vi invieranno una mail con un codice di verifica. Vi basterà inserire tale codice nella registrazione. Come avete visto, vi fa procedere e vi dice di inserire una password. Qui ci chiede il consenso per inviare delle notifiche, gli diamo consenti. Di utilizzare il Bluetooth, gli diciamo ok. Utilizzare la nostra posizione, gli diamo solo quando utilizzo l'app. Poi eventualmente potrete sempre cambiare questo in un futuro all'interno delle impostazioni. Ci dice già cosa fare. Quindi tocchiamo il più in alto a destra, sicurezza nel menu a sinistra, la prima Smart Eye 4.0, accendiamo il prodotto e poi continuiamo con l'installazione. Per prima cosa colleghiamo l'USB con l'adattatore da 220. Colleghiamo ora la micro USB dietro la telecamera. Alimentate poi la telecamera, ricordatevi di togliere la pellicola protettiva, teniamo premuto il tasto reset nella parte posteriore. La telecamera ha emesso un suono che ci avverte che si è accesa ed è pronta per la configurazione. Come viene indicato qui, accendere il dispositivo e assicurarsi di udire il segnale acustico, in caso contrario tenere premuto il reset per 5 secondi. Io ho già dato il reset alla telecamera, comunque una volta alimentata dopo qualche secondo dovrebbe sentirsi questo beep. Lo abbiamo fatto, quindi passo successivo e avanti. Ci ricorda di utilizzare una linea a 2,4 GHz e adesso bisogna inserire la password del Wi-Fi. Ci compare nome o password Wi-Fi troppo lunghi. Questo che compare non è da considerare un errore, è un consiglio che viene dato dalla casa costruttrice di non utilizzare delle password troppo lunghe. Questo non influisce assolutamente sull'installazione, tant'è che adesso faremo ho capito. In questo messaggio ci viene detto che nel momento in cui cliccheremo su continua comparirà un QR code da far vedere alla telecamera ad una distanza di 15-20 cm. Ecco il QR code e adesso facciamo vedere alla telecamera il QR code. Il beep che avete sentito è la conferma che la telecamera ha letto il QR code. Quindi cliccate su emesso un tono e adesso sta cercando il dispositivo. Non abbiamo avuto assolutamente problemi nella configurazione. Altra cosa, ragazzi, che va sottolineata rispetto a tanti altri prodotti che abbiamo testato. Il riferimento ai 2,4 GHz. Non ho disattivato in questo caso il 5 GHz e io ho un modem che funziona su entrambe le bande. Di solito i prodotti che utilizzano il 2,4 a noi hanno sempre dato problemi e abbiamo dovuto disattivarli tramite computer. Ma non perdiamoci in chiacchiere e gli clicchiamo completato. Ci dirà di scaricare un aggiornamento firmware. Come avete sentito, il suono vi fa capire che è stato aggiornato il firmware. Diamo l'ok, ci compare anche la dicitura che il firmware è aggiornato ed ora andiamo a cliccare sul nostro dispositivo Smart Eye 4.0 e vediamo che cosa ci fa vedere la qualità dell'immagine. Terminato l'upgrade del firmware, finalmente andiamo a vedere la risoluzione di questa telecamera. Risoluzione a 1080p 2 megapixel. Come potete vedere in alto a destra adesso è comparso la potenza del segnale, è di un 83%. Allora facciamo una rapida carrellata sulle caratteristiche di questa telecamera. Compressione video H264. Ha un sistema di miglioramento dell'immagine. Le micro SD supportate sono fino a 64 GB, dopodiché avrete la possibilità di decidere se salvare i vostri file direttamente sulla SD, la micro SD, oppure nel cloud, perché c'è disponibile anche un cloud che dopo andremo a vedere. Si ha poi una maggiore sicurezza perché ogni volta che il segnale viene attivato parte una codifica del segnale. In alto a sinistra abbiamo la data, l'ora,
nella parte destra la potenza del segnale come detto prima, nella parte in basso a sinistra abbiamo l'altoparlante che attiverà l'audio in ricezione. Subito dopo abbiamo il tasto touch per poter decidere se avere un'alta definizione o uno standard definition. Abbiamo sulla parte destra in basso la possibilità di allargare a tutto schermo l'inquadratura. Fatto questo, non solo abbiamo la possibilità di averla a tutto schermo, ma possiamo anche zoomare. Non si ha un grossissimo ritardo, tenete presente che abbiamo provato parecchie telecamere, alcune davano un ritardo molto pronunciato e questo è infastidiva perché comunque in quei pochi secondi, se la uso come baby monitor, potrebbe accadere qualsiasi cosa. Passiamo alla parte sottostante del menu. Tasto fotografia, posso fare una foto dell'immagine che sto vedendo in questo momento, verrà salvato nell'album fotografico dedicato nel cellulare. Tasto parlare, attiverò questo tasto e utilizzerò il microfono del cellulare per parlare attraverso la telecamera. Funzione registrazione, come fotografia, posso decidere io in manuale quando far partire la registrazione, quando fermerò la registrazione, questa verrà salvata nel mio smartphone. Abbiamo il tasto riproduzione, che in questo momento mi dirà che manca l'SD. Eccolo qui, nessuna scheda SD. Come potete vedere dal filmato che abbiamo fatto partire in questo momento, inserire la micro SD è molto semplice. Vi basterà sollevare la lente della telecamera, verrà fuori una fessura nella parte sottostante, inserirete la SD e riporterete la telecamera alla sua normale posizione. Cloud Storage vi dà la possibilità a pagamento di utilizzare un cloud che vi viene messo a disposizione. Questo è il modo per poter entrare ed acquistare il vostro pacchetto cloud. Per maggiori dettagli poi faremo un video un po' più approfondito sull'applicazione perché è veramente molto completa. Dopodiché abbiamo il tasto direzione, questo semplicemente è un cursore che consente alla telecamera di muoversi. Se do dei piccoli touch sullo schermo, questa si muove a scatti. Se invece tengo premuto, come potete vedere, ho la possibilità di poter regolare manualmente in maniera molto più veloce e rapida la direzione della telecamera. Dopodiché abbiamo la funzione allarme. Ogni qualvolta qualcuno passerà di fronte alla lente, vi arriverà un pop-up direttamente sul cellulare che è stato rilevato un movimento. Voi vi connetterete e vedrete com'è la situazione in casa vostra. Potete decidere anche la sensibilità, io per adesso l'ho lasciata sul medio. Abbiamo regione attività. Questa funzione è molto importante soprattutto per chi ha degli animali domestici. Allora, se noi clicchiamo subito sotto dove c'è impostazione dell'area di sorveglianza, entriamo in un menu dove prende l'ultima immagine che ha impresso la telecamera. E noi possiamo decidere, muovendo questo rettangolo, ecco, vedete il pop-up come compare? E voi in questo caso vi connettete alla telecamera e verificate. Tornando invece al rettangolo rosso, potete decidere quale porzione dello schermo verrà interessato dal rilevamento. Quindi se io per esempio ho degli animali domestici, terrò magari nella metà alta il rilevamento dei movimenti e questa andrà a prendere tutto ciò che è al di sopra di questa linea e me lo comunicherà. Non vi arriveranno dei finti pop-up perché comunque era il vostro animale domestico. Io lascio per adesso a tutto schermo, do salva e continuiamo. Monitoraggio movimento. Allora, questa funzione è veramente fantastica perché che cosa succede? La persona viene individuata. Come avete potuto vedere, io ho qui le mani, non sto facendo nulla. La telecamera mi invia il segnale che è stato rilevato un movimento, ma non solo. La persona viene anche seguita. Quindi, quando vi connetterete, la telecamera continuerà a seguire la persona che ha rilevato in quel momento. I programmi poi semplicemente vi danno la possibilità di decidere se la telecamera deve compiere il suo dovere di videosorveglianza sempre, oppure gli date voi delle fasce orarie. Tornando nella home page, facciamo una valutazione un po' più dettagliata di questa immagine. La funzione zoom è molto importante secondo me, se per caso volete andare a vedere qualche dettaglio della casa. Dopodiché la risoluzione è ottima, non si hanno delle scie, grazie al frame rate che comunque fa un refresh dell'immagine molto veloce. I colori sono fedeli, i dettagli sono vividi e la luminosità è ottima. Ma a proposito di luminosità, adesso stacchiamo qui e andiamo a vedere un'altra funzione molto importante di questa telecamera. Cosa che secondo noi è di fondamentale importanza è questa funzione, la funzione notturna. Ha due luci infrarossi che vi consentono di vedere perfettamente sia le persone sia la stanza intorno a voi,
Ma non è che in questa modalità voi perdiate qualche funzione che vi abbiamo spiegato prima, no? Anche in questa modalità avete la possibilità di farvi sempre arrivare le notifiche, a maggior ragione visto che è in modalità notturna, e i malintenzionati solitamente col favore delle oscurità fanno un po' più i birbantelli, diciamo. E non solo, avete anche la possibilità di attivare la funzione di seguire il soggetto che si sta muovendo in quel momento. Volete una dimostrazione? Niente di più semplice. Attiviamo entrambe le modalità, ritorniamo nella funzione telecamera e, come potete vedere, la telecamera non si crea nessun problema nel continuare a seguire il soggetto. Insomma, sia nella modalità notturna che in quella diurna, la telecamera vi garantisce una visione perfetta e dettagliata. Il suo 1080p si vede perfettamente nel momento in cui andate a visualizzare l'immagine sul vostro cellulare. Ma adesso aspettate un attimo e vediamo se soffre di quel passaggio che parecchie telecamere, abbiamo notato, hanno dalla modalità notturna a quella diurna. La modalità notturna si è disabilitata naturalmente, avete visto il passaggio, scusate ma mi sono dovuto alzare per poter riaccendere la luce, ma la telecamera, come potete vedere, non ha delle difficoltà in questo passaggio, dandovi subito colore, luminosità e definizione senza nessun tipo di problema, anche se abbiamo visto che la stessa cosa si ottiene nel notturno. Detto questo, ragazzi, andiamo a fare le conclusioni finali. Vi ricordiamo che questa telecamera, visto che è compatibile anche con i nostri sistemi domotici di casa, può essere utilizzata anche come baby monitor, quindi vi basterà, se naturalmente avete un Echo Show 5 o 8, collegarla direttamente scaricando la skill e potrete vedere in tempo reale quello che sta succedendo nella stanza del vostro bambino, o comunque la potete utilizzare sempre come videocamera di sorveglianza. La skill da scaricare, nel caso abbiate appunto questi sistemi domotici, è Smart Life, quindi anche qui un'ottima garanzia di funzionalità. Vi invitiamo infine, importantissimo, a dare un'occhiata e a navigare all'interno del sito della società OhMyHo. Il sito è www.hom-io.it per poter scoprire l'intera gamma dedicata alla domotica casalinga. E inoltre potrete anche vedere come è fatta l'applicazione. Come è fatta l'applicazione, tutta la storia, tutti i controlli e tutto ciò che c'è dietro a questo brand italiano. Qui sotto, come al solito, vi mettiamo il link della telecamera che vi abbiamo appena presentato. Se volete un prodotto di ottima fattura, che abbia delle qualità video eccellenti, e volete quindi sostenere, soprattutto in questo periodo, l'economia italiana, tra l'altro, allora, se avete bisogno di una telecamera così, sotto trovate il link, click Amazon e acquistate. Ringraziamo nuovamente OhMyHo per averci fornito questo prodotto e averci dato la possibilità di provarlo per voi. Spero che anche voi siate entusiasti come lo siamo io e mio fratello, tant'è che abbiamo avuto qualche difficoltà a fare questo video perché veramente siamo rimasti entusiasti dal fatto che una casa italiana finalmente per noi ha prodotto qualcosa di eccezionale. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!